Una 3 giorni di addestramento per le unità cinofile in formazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Dog and Horses di Massadalbe, che fa capo al presidente Licia Monaco, evento il cui valore formativo cresce in proporzione al lustro dell'addestratore Marco Motta, responsabile nazionale cinofilia da soccorso settore macerie e istruttore nazionale valutatore unità cinofile brevetti Iro superficie e macerie. Il centro marsicano, da anni impegnato nell'addestramento, legato sinergicamente alla Protezione Civile di Tajacozzo, rinnova l'appuntamento con la formazione cinofila d'alto profilo nel quadro più ampio di un calendario stagionale ricchissimo di eventi. Innanzitutto cominciamo con l'attività, con questa 3 giorni dedicata alla formazione del figurante. Una 3 giorni di un percorso più lungo dedicata all'attività per la formazione dei figuranti nell'ambito delle unità cinofile da soccorso. È fondamentale avere delle figure, appunto questo ruolo del figurante, che è una figura che nella fase di preparazione e formazione del cane riveste un ruolo di primo piano, perché è quella persona che con adeguate competenze ed esperienza riesce a lavorare, tra virgolette, il cane nel fargli capire cosa ha fatto di giusto, gratificando il cane per l'azione che ha compiuto, per cui dando motivazione al cane nel continuare nelle attività di ricerca. Per il cane quello che facciamo è fondamentalmente un gioco. Quello che fa lo fa perché alla fine riceve una grande ricompensa, un grande riconoscimento. E attraverso questo meccanismo cerchiamo di preparare i cani nelle attività di ricerca e di soccorso che per noi sono fondamentali. Qual è il secondo passo poi, il secondo step? Ma il secondo step è quello di arrivare ad avere dei cani che non necessitano più appunto di queste persone che si nascondono e che il cane deve trovare per passare alla fase operativa di ricerca, per cui il cane, nel momento in cui noi lo portiamo a lavorare in qualsiasi ambiente o territorio, in autonomia deve lavorare individuando la fonte di odore per cui la persona dispersa, arrivare a segnalarlo attraverso l'abbaio, per cui indicando al suo conduttore che in quel punto, in quella posizione, il cane ha trovato la persona che stavamo cercando. Il conduttore ovviamente poi arriverà guidato dal cane che appunto indica la posizione attraverso l'abbaio per poi prestare i primi soccorsi e arrivare ad accertare le condizioni di questa persona. Quanto tempo dura l'addestramento? E poi un'altra domanda, tutti i cani risultano idonei a partecipare un domani alle operazioni di soccorso? L'addestramento dura per tutta la vita del cane, ovviamente ci sono tempi e modi diversi. Nei primi 2 anni, che è un tempo minimo per il quale bisogna dedicarci affinché il cane e anche il conduttore, perché lavorano insieme in simbiosi, riescano ad avere dei parametri qualitativi adeguati per intervenire in operazioni di soccorso, appunto ci richiedono almeno 2 anni di lavoro. Poi molto è dettato dall'esperienza già del conduttore piuttosto che dalle caratteristiche anche caratteriali del cane. Ma mediamente almeno 2 anni ci vogliono, per poi continuare sempre fino a quando il cane non viene messo in pensione. Ovviamente ci sono modalità di lavoro e di esercitazione che sono diversi, ma il cane deve essere sempre tenuto in allenamento, in costante fase formativa. Per cui un addestramento che dura tutta la vita per il cane, per il conduttore. Un'ultima domanda, l'Abruzzo è un territorio particolare, ci sono cime molto alte, è un territorio di montagne, e poi un territorio dal forte rischio sismico, quindi purtroppo si verificano spesso episodi, calamità e quindi le unità cinofile si rendono spesso protagoniste. Allora per un territorio come quello della Marsica, come un territorio abruzzese più in generale, quanto è importante, lavorare su questi aspetti, sulle unità cinofile? È un aspetto fondamentale ed è un problema che non è legato solo al territorio dell'Abruzzo e della Marsica, è un problema, per aprire una vena polemica, aperto a quasi tutto il territorio nazionale. Purtroppo le unità cinofile in un territorio come il nostro, che per molte regioni ha caratteristiche di sismicità, molto spesso non riusciamo a trovare i luoghi e le opportunità per addestrarci al meglio con questi cani. Per
se non che nel momento in cui poi c'è la necessità, tutti hanno esigenza di avere cani addestrati e pronti ad intervenire. Per cui io molto spesso sono a chiedere l'intervento, la disponibilità delle amministrazioni perché in qualche modo possano aiutare e contribuire nel rendere la disponibilità di luoghi e situazioni affinché i nostri cani e questi cani possano prepararsi al meglio per le situazioni in cui si vengono a verificare degli eventi sismici. Ma è un problema nazionale, non è solo un problema di questa località o di questo luogo. Bisogna sensibilizzare gli amministratori e le amministrazioni affinché si adoperino per agevolare queste nostre attività formative e addestrative.